29 maggio 2008 il Comune di Firenze ha ricevuto l'accreditamento come organizzazione di invio, accoglienza e coordinamento per il Servizio Volontario Europeo da parte dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, istituita dal Parlamento italiano in attuazione della decisione della Commissione Europea sul programma Gioventù in Azione. Questo programma è rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni, legalmente residenti in uno dei paesi dell'Unione Europea, ed offre loro la possibilità di svolgere un'attività di volontariato a tempo pieno per un periodo compreso tra 2 mesi e 12 mesi, in uno dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, nei 4 paesi aderenti al programma, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Turchia, o nei paesi partner. Il Servizio Volontario Europeo aspira a sviluppare la solidarietà e a promuovere la tolleranza tra i giovani, in primo luogo per rafforzare la coesione sociale nell'Unione Europea. Promuove la cittadinanza attiva e migliora la comprensione reciproca fra i giovani. Viaggio, vitto, alloggio e formazione, l'assicurazione ed un pocket money mensile sono finanziati dalla Commissione Europea e dalle organizzazioni partner. Per i volontari non sono previsti costi. Si sentono cittadini dell'Europa e per l'Europa stanno facendo un'esperienza e stanno dando un loro contributo. Il Comune di Firenze svolge un ruolo di coordinatore del progetto e si assume compiti che vanno dalla responsabilità amministrativa e finanziaria del medesimo all'effettuazione del corso di formazione fino alla verifica delle competenze acquisite dai volontari nel corso del loro periodo di servizio. Quindi, una grande attenzione ai ragazzi che arrivano per collaborare con noi, un'attenzione che può essere sintetizzata con due importanti parole che corrispondono ad azioni, accoglienza e formazione. Questa è la prima volta che vengo via dalla mia famiglia, non pensavo che fosse così bella, pensavo forse di tornare dopo 3-4 mesi a casa. Il mio sogno era sempre andare in Italia, per vivere qua, per lavoro, per essere in Italia. E poi la formazione, quella generale, sui valori del volontariato e dell'interculturalità, e quella specifica, con gli operatori dei servizi cui sono stati assegnati. Infine, ma non meno importante, il corso d'italiano. 50 ore intensive nelle prime 2 settimane, più 4 ore settimanali per tutto il loro periodo di servizio, ovvero oltre 250 ore complessive. No, un'altra cosa mi piace molto il corso d'italiano, perché ci siamo divertiti tantissimo. Ho imparato una nuova lingua, più o meno, prima non potuto dire niente quasi, adesso posso parlare un po'. Grazie alla presenza di giovani volontari europei impegnati in servizi che hanno un forte contatto con la cittadinanza di tutte le fasce d'età, bambini ed adulti nelle biblioteche, giovani dei centri di aggregazione disseminati sul territorio, anziani della palestra informatica, abbiamo inteso attivare uno scambio interculturale che potesse favorire la familiarizzazione alle diverse culture europee e l'apertura a quelle extraeuropee, che potesse costituire occasione di apprendimento facendo vivere al più ampio pubblico possibile un'esperienza interculturale. Il nostro intento è quello di fornire loro capacità e competenze che domani siano per loro spendibili nel mondo del lavoro nei loro paesi. Io ho studiato storia dell'arte, Italia, Firenze, certo che era punto più bello, più importante per me, perché volevo fare qualcosa che relazione con l'arte. All'inizio ho studiato nei libri della biblioteca qui e dopo un mese ho fatto le visite. Progettare su misura un percorso per ciascuna ragazza, quindi c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di conoscenza e c'è bisogno di calzare effettivamente poi un percorso che sia che restituisca poi nel tempo qualcosa a noi, ma soprattutto qualcosa a loro. Non avevo mai
non avevo nessuna esperienza di lavoro e anche se come volontario il lavoro non è proprio lavoro, ma è importante per imparare. Lavoro in biblioteche dell'Oblate, lavoro al banco, faccio restituzione, prestito, anche un po' di lavoro in back office. Culture e modi di lavorare diversi, ecco, quindi diciamo che anche per noi è stata un'esperienza nuova, ci hanno dato una mano da un punto di vista linguistico. Siamo amici, lavoriamo insieme, facciamo una cosa bella. Non sapevo bene che cosa anche provavo di non avere aspettative di che cosa si trovava, perché avere aspettative è solo una forma di dopo essere non essere soddisfatto con quello che si trova, perché non, le cose non, quindi ero aperto a quello che succedesse. Sì, sono contenta perché la biblioteca è un posto bellissimo, la città, l'appartamento, tutto mi piace, sì. Viene favorito il contatto e la collaborazione con i volontari italiani del Servizio Civile Nazionale, coinvolgendoli nell'ideazione e realizzazione di specifiche iniziative da svolgersi presso i servizi dove svolgono la loro attività. Quindi una ulteriore preziosa opportunità di interazione e scambio tra pari, al fine di favorire la loro formazione interculturale, la loro capacità progettuale, la consapevolezza del loro ruolo nella costruzione dell'Unione Europea.